Sono tutti venuti in questo nuovo video. Scusami, un po' butta su inquadratura. Il bastone dei selfie ce la posso fare. È messo malissimo. Però. Ma se ho i guanti non è perché ho problemi. Sì, cioè, ho problemi. Praticamente è successo che stavo facendo prima un video ASMR, quello che ho ancora le cose in testa. Mi si è rovesciata una candela piena di cera bollente sulle mani. E quindi ora ho la crema nelle mani, non ho i guanti di cotone. E quindi ho messo la Bepanthenol sulle mani. Poi mi toglierò i guanti, solo che se no non riesco a fare quello che devo fare adesso. Perché mi bruciano alquanto. Quindi sapete che ho i guanti, non sto facendo un video sulla quarantena, su come si... Poi vi faccio vedere come si tolgono i guanti in modo adeguato, però, se volete. Allora, procediamo con questo video. Può essere un video tranquillo, normale, allegro. E parto già io con i miei guanti. Per lo stesso. Comunque. Allora, scusami i rumori vari che sentirete, tutto quello che volete voi. È tutto normale. Allora, questo video l'avevo già premesso in una live. Sto cercando dei... Non so, non è proprio collaboratori, come... Non mi rimane la parola esatta. Nelle live ci sono delle persone che vi aiutano. Moderatori, tipo moderatori. Non so se la parola sia esatta, comunque quella cosa là. Comunque, c'è praticamente dei moderatori che mi aiutano nelle live. Tipo a togliere i commenti, a spammare magari i miei video, queste cose qua. Per ora i miei moderatori sono Jessie, che è number one. Number one con 40 dita, number one. Poi ho il mio ragazzo, quando è presente. Ho una ragazza che l'ho anche nominata come mia moderatrice, non mi ricordo esattamente per chi è, però beh, se ci scrivo tra i miei moderatori chi sono, dovrebbero essere tre comunque. E sto cercando altri moderatori, ovviamente. Questo è un video per chiedervi se volete fare, potete essere i miei moderatori nelle prossime live che usciranno. Oh. E la mia cosa mano che mi sono bruciata l'altra l'ho messa per fare parcondicio. Luce. Comunque, sto sfruttando la poca luce naturale che ho. Quindi, questo video è per chi vuole essere il mio moderatore. Se volete essere il mio moderatore, scrivetemi sotto in un commento cosa secondo voi. Devo formulare la domanda in una maniera non dislessica. Secondo voi? Come deve comportarsi un perfetto moderatore? Cosa è per voi il moderatore perfetto? Come dovrebbe essere? In base alla vostra risposta, e ovviamente magari se mi dimostrate anche di saperci fare col computer non sarebbe male, comunque se siete capaci di fare moderatori, io accetto volentieri. Potete scrivermi sotto sì, voglio farlo, e scrivermi il perché vorreste farlo e cos'è per voi un moderatore, nel senso come voi fareste i moderatori, in poche parole. Penso che sia abbastanza chiaro, no? Sì. Sì, mi raccomando, se vedrai questo video, tu coordinerai questa scelta, visto che lui veramente è il mio moderatore number one. Luce, sto bevendo mi sto bagnando pure, il mio nocciolino si chiama, sto di nocciola. Quindi cari ragazzi, se volete diventare i miei moderatori, ovviamente non accetto tutti purtroppo perché non è che posso avere tutti i moderatori. Quindi farò una selezione delle persone che riterrò più opportune. Dovete essere comunque presenti nella maggior parte delle mie live o nelle live che comunque riuscite, per quello ne voglio abbastanza perché non sempre ovviamente ci sono tutti. Quindi per questo ho deciso di nominarne di più. Perché se il mio ragazzo magari ha da fare, eccetera, ho bisogno di persone che siano presenti, magari alcuni a volte non possono, quelli più ne ho, meglio è. Ovviamente persone capaci. Perché se vi chiedo istintivamente di cancellare un commento, di spammare un video, dovreste farlo. Poi più avanti attiverò di nuovo le donazioni e la lista di Amazon, quindi dovreste essere più o meno, che ne so, che uno si occupa di spammare una cosa, un'altra, tipo, Sara, vuoi che spamma questo, vuoi che spamma questo, cioè, questo è il vostro compito. Io tipo sono moderatrice del mio ragazzo, però ovviamente se vedete che sono la vostra moderatrice lo sarei anche molto volentieri, però devo partecipare alle vostre live. Non essendo una persona che partecipa molto alle live, non lo sono ancora, però per il resto
perché sono da cellulare, quindi da cellulare mi era un po' complicato fare le cose, quindi per quello cerco più moderatori possibile. Detto questo, non voglio far durare il video a lungo, mi togliere i guanti e mettermi la crema. Quindi vi mostro come si tolgono i guanti adeguatamente, così sapete anche come si tolgono. Faccio pure il tutorial. I guanti si prende la parte interna del guanto, così la si tira in avanti e togliete il primo guanto. Con la parte interna di questo guanto andate a prendere con i lembi l'altro guanto e lo sfilate. In questa maniera andate a riporli nell'immondizia. E voilà, la mia mano ustionata. Adesso andrò a rimettere la crema perché mi fa un male cane. Mi sono rovesciata la cera sulle mani. Poi non c'è nel video purtroppo questo pezzo perché sennò vi giuro ve lo mettevo. C'era una mia faccia di dolore allucinante. Io vi saluto. Questa mano è sana. Io non lo sapete, sono ambidestra, quindi per fortuna a parte scrivere. Tutto il resto posso farlo con la sinistra. Io vi saluto e mi raccomando, se volete essere il mio moderatore, scrivetelo sotto nei commenti. E ci vediamo in una mia prossima live con i miei futuri moderatori, se vi sceglierò. Ovviamente ve lo farò sapere. Sì, non sto facendo l'ASMR, sono un po' rincoglionita. Però dai, vi do un po' un'aria un po' più. Ho modificato anche la mia maglia. Ciao a tutti. Scrivetelo sotto nei commenti, eh.